partito con un progetto dedicato agli anziani che la ASL, diciamo, ci aveva commissionato, e da quell'incontro, da quegli incontri con le interviste di memorie, ricordi, pensieri e parole di tanti anziani, poi è cominciata un'indagine con Roberto Ruggeri, che ha curato la drammaturgia, questa indagine sulla vecchiaia interiore. E quindi, a forza di pensare alla vecchiaia, alla fine ho parlato anche della mia di vecchiaia interiore, che mi sento vecchia dentro, no? E poi è arrivato anche il tema del teatro, perché col teatro a 35 anni sei già vecchi, e allora abbiamo fatto un viaggio in tutti questi significati della vecchiaia. E è un lavoro che stiamo continuando, che abbiamo portato anche nelle case di riposo qui a Perugia e che speriamo di far crescere ancora.